da bambina ho sempre avuto due passioni. Adesso ve le svelo. Una era il cibo. Ci sono tante foto che lo testimoniano. L'altra erano i documentari. Non so quante ore ho passato a guardare i documentari di Super Quark, tutti quelli che davano in televisione. Sono cresciuta col mito di Piero Angela, il famoso professor Mainardi. E soprattutto sono cresciuta anche con l'idea che avrei fatto qualcosa di grande per salvare il pianeta, per salvare gli elefanti, aiutare le balene. Insomma, avevo grandi missioni. Per questo motivo, quando è stato il momento di scegliere l'università, ho pensato bene di dedicarmi a questi temi, quindi scienze ambientali, e studiare e continuare a studiare tutti quelli che sono i grandi temi che ognuno di noi si trova un po', con cui si trova a interagire ogni giorno. I cambiamenti climatici, piuttosto che la deforestazione, l'inquinamento, insomma, grandi questioni che, volenti o nolenti, tra la televisione e i giornali si sente parlare continuamente. Però, insomma, veniamo al nostro quotidiano. Mentre uno, e capita, insomma, fai la spesa, fai il bucato, stai decidendo cosa cucinare per cena e magari c'hai la suocera che ti arriva da un momento all'altro. Diciamo che le preoccupazioni sui cambiamenti climatici, la deforestazione e l'inquinamento dei mari passano un attimo in secondo piano, no? Cioè uno si dice, insomma, almeno quello che faccio io, dico, vabbè, ci penserò domani, adesso oggi cerchiamo almeno di arrivare alla fine della giornata. E insomma, giorno dopo giorno dopo giorno, uno si ritrova a dire, sì, so tutto, ma cosa sto facendo? Voglio fare un piccolo test con voi. Alzi la mano chi non ha idea di cosa poter fare nel proprio quotidiano per essere un po' più sostenibile. Proprio chi non ha minimamente idea. Ok, zero. Ad alzi adesso invece la mano chi sa perfettamente le cose da fare per essere sostenibile e lo fa ogni giorno. Zero. Arriviamo alla terza risposta, che è sapete più o meno cosa fare, però poi alla fine, come me, dite arriviamo alla fine della giornata, ci penserò domani. Dovreste essere teoricamente tutti, perché non c'è una quarta risposta, ma va bene. Quindi qual è il punto? Di cosa stiamo parlando? Che in realtà lo sappiamo già che cosa dovremmo fare, ma ci manca un click, l'interazione tra quello che sappiamo e quello che facciamo, l'agire. Ci manca quella secchiata d'acqua gelida che ci dà una svegliata e ci dice sai cosa fare? Bene, mettilo in pratica, ma oggi, non domani. Quella, non lo so, una botta in testa, qualcosa, un click. Io il click l'ho avuto, per caso, una normalissima sera, dopo 8 ore d'ufficio, avrei fatto la spesa, sono corsa a casa, stavo cucinando la cena e a un certo punto ho avuto questa rivelazione che mi ha detto oggi, non domani, oggi. Questa rivelazione era un carciofo, un banalissimo ortaggio. Perché? Perché pulendo questo carciofo mi sono accorta un istante, ho avuto questa immagine, che quello che avrei mangiato era una parte infinitesimale di quello che avrei buttato via. Che c'era un mondo, in realtà, in quelle bucce, in quelle foglie che stavo per scartare. Questa cosa mi ha aperto un po' un punto interrogativo. Ma davvero si butta via così tanto? L'avevo sempre fatto, lo facciamo tutti quando cuciniamo. Però mi ha scatenato una curiosità. Allora ho guardato tanti libri di cucina, ho provato a controllare anche altri ortaggi, altri frutti, i finocchi, ne buttiamo via la metà, la zucca, ne buttiamo via quasi il 40%, gli agrumi, tutta la buccia è quasi il 20%, legumi freschi, non so, tipo le fave, i piselli, 70%. Ho fatto due calcoli, è venuto fuori che mediamente buttiamo via il 50% di questa frutta e di questi ortaggi. Insomma, i libri li avevo già guardati e la risposta era chiara. Non esisteva tutto il resto. Insomma, c'erano parti nobili e parti meno nobili. Però mi sono chiesta, ma e se non fossero poi così tanto meno nobili? Se magari ci fosse qualcosa che è il momento di mettere in discussione? Allora, insomma, ho continuato un po' indagare, la prima cosa da verificare era che non ci fossero dei veleni, ecco, che non ci fossero effettivamente delle controindicazioni. Quindi ho fatto un po' di ricerche, ho fatto delle analisi, ho raccolto anche un po' di studi e non ho trovato niente di pericoloso. Io sti veleni non li ho proprio trovati, anzi, ho trovato che in tutte le bucce, in tutte le parti che di solito scartiamo, invece c'erano tantissime fibre, addirittura più antiossidanti
che nelle parti meno nobili. E per noi addetti ai lavori, antiossidanti sono quelle molecole, quei fitocomposti che ci fanno vivere di più, che ci proteggono, quindi qualcosa di prezioso in realtà, non qualcosa da buttare via. Quindi in realtà non c'era niente di pericoloso, c'erano un sacco di benefici, eppure continuavamo a buttarli. Allora sono andata dalla mia consulente personale in questi casi, mia nonna, che ha 93 anni e che il risparmio ce l'ha veramente nel DNA. E le ho chiesto, ma ascolta nonna, ma voi anche in passato, durante la Seconda Guerra Mondiale, ma si buttava via così tanto, com'è che mangiavate? E alla fine mi ha detto, guarda, insomma, anzi metto stazette, che siamo a Forlì, stazette, guarda, una volta si mangiavano meno cose, si mangiava l'essenziale, quanto basta, c'era poca roba, insomma c'erano i cereali, i legumi, insomma un po' di polenta, un po' di fagioli, le verdure, la frutta, poco altro, e di sicuro non ci potevamo permettere di buttare via così tanto, si mangiava tutto. Ah, ok, quindi comunque nel nostro passato c'era questa abitudine, che poi l'abbiamo persa, per tanti motivi, magari per pigrizia, per paura che ci fossero questi fantomatici veleni. Insomma, ho fatto due calcoli, e ho calcolato che in realtà ognuno di noi, mangiando insomma, la frutta e la verdura che è previsto che si mangi, cioè circa 800 grammi, e non magari zero come a volte può capitare di fare, insomma, se ognuno di noi effettivamente mangiasse questi famosi 800 grammi, vuol dire che in un anno ognuno di noi butterebbe via 292 chili di queste bucce, gambi, baccelli. E se invece fossero buoni? E se invece stessimo buttando via appunto preziosi nutrienti? E se ci fosse qualcosa di prezioso che ci stiamo perdendo per strada? E se quei 292 chili, invece che diventare dei rifiuti, e quindi risorse naturali usate per produrli, che poi vengono usate addoppiamente per smaltirli, invece potessero diventare cibo e imparassimo magari ad utilizzarle. Insomma, a questo punto avevo chiarito che non c'erano rischi per la salute, che c'erano solo benefici per l'ambiente a mettere in discussione il nostro modo di cucinare questi prodotti, che di sicuro c'era da risparmiare, 50% mancava la parte pratica, ovvero in cucina, perché poi in cucina non è che possiamo chiamare Cracco o qualche altro chef famoso, siamo noi che ci arrangiamo tra le corse, tra la palestra, l'ufficio, la casa, la famiglia, che poi dobbiamo sbrigarcela tutti i giorni. Uno dei primi esperimenti è stato, insomma, importante. Da quel giorno la mia famiglia, che è seduta qua, può definirsi sopravvissuta. Siamo sopravvissuti al tortino di filamenti di cardo. Praticamente era come mangiare una palla di peli di gatto, molto saporita, molto gustosa, però insomma la sensazione era quella. Quello è stato, insomma, un esperimento che mi ha insegnato tanto, alla mia famiglia di guardare bene prima di assaggiare quello che gli propongo, e a me comunque è servito per mettere a punto tante tecniche, una ad hoc per ogni prodotto. Perché alla fine è come l'unico approccio che dobbiamo avere, è come un ingrediente nuovo, qualcosa che non sappiamo usare. Per usare le foglie esterne del finocchio, la buccia della zucca o le foglie esterne del carciofo, che sono veramente l'Everest del mondo degli scarti, in realtà abbiamo già tutto in casa, basta però mettere in discussione questa cattiva abitudine. Fare questo, quindi questo percorso, questo click, l'inizio di questa missione che è partita dal basso, ovvero dagli scarti, è stato l'inizio di un viaggio che mi ha permesso in realtà di farmi sempre più domande. Sono partita ormai tanti anni fa, era il 2005, quindi più di 10 anni fa, con questo carciofo, con questo click, ma questa cosa mi ha portato a farmi sempre più domande. Domande sul cibo, perché poi alla fine la mia missione era quella, salvare il mondo, quindi non potevo fermarmi alle bucce. E sono arrivata a farmi la domanda delle domande, cioè quella proprio principe. Cosa mangiare? Che cosa devo mangiare alla fine? Perché tra bombardamenti vari, quindi cosa fa bene, cosa fa male, quello sì, poi magari dopo un mese scopri che invece è meglio di no, uno si perde. E quindi in realtà serve una bussola per capire che cosa bisogna veramente mangiare. E pensando a questo, mi è venuto in mente quello che diceva appunto la nonna, quel quanto basta, quel tornare all'essenziale. Ho messo insieme tutto il cibo della mia dispensa, tutta la spesa di una settimana. Ovviamente non vi ho portato il cibo vero perché sono contro lo spreco. Ho portato questo che si ricicla. Ho messo sul tavolo tutto il cibo della settimana. Quindi c'era di tutto quello che avevo in dispensa, il frigorifero. E ho pensato, è vero che l'essenziale è invisibile agli occhi, lo dice la volpe nel Piccolo Principe,
ma è anche vero che magari è invisibile ai miei occhi, non a quelli dei miei amici. È così che ho pensato di coinvolgere tre amici, tre persone che io considero un po' dei guru. Una mia cara amica che è una grandissima esperta di nutrizione, è una ricercatrice, Lucilla. Un'amica che si occupa di sostenibilità ambientale ogni giorno. E un altro, che è mio cognato, che è qua, che è un grandissimo esperto di risparmio. Cioè uno che è riuscito a ristrutturare casa, recuperando anche cose vecchie, cose che magari la gente butterebbe via e lui invece ci ha visto il potenziale. Beh, ho chiamato questi tre amici e ho pensato, se metto insieme tre menti, tre persone che a modo loro sono dei veri esperti nella salute, nell'ambiente e nel risparmio, magari mi aiutano a scoprire l'essenziale, cioè cosa mi serve davvero per mangiare nel modo più salutare e più sostenibile. E quindi hanno cominciato a togliere dal mio tavolo le cose che pensavano, quindi che ritenevano non necessarie. Che cos'era questo famoso essenziale? Sono spariti tanti prodotti industriali perché erano ricchi di troppi grassi, di troppi zuccheri, troppi additivi, oppure alcuni prodotti troppo costosi, come magari i salmoni affumicati, bottarghe. E poi sono spariti tanti prodotti animali che magari non erano a basso impatto ambientale e non erano salutari. Insomma, alla fine la mia spesa, dopo il loro passaggio, si è dimezzata. È rimasto veramente molto meno. Però avevo davanti a me l'essenziale, avevo la risposta. E alla fine erano poche cose semplici. Erano frutta e verdura, cereali, pasta, legumi in varie forme, freschi, surgelati, un po' di noci, nocciole, poche perché comunque erano un po' costose, e poi un po' di condimenti, olio, sale, pepe. Ma la cosa bella è che questo non voleva dire che tutto il resto faceva male o che doveva essere abolito, per carità, dalla mia alimentazione. No, voleva dire semplicemente che non era essenziale, che non mi serviva, che potevo farne a meno. Ma se ne avevo voglia, nulla mi vietava di comunque ogni tanto potermi fare magari un hamburger oppure magari mangiarmi un pacchetto di patatine. L'essenziale però mi avrebbe aiutato, sarebbe stata la bussola. Tutte le volte che andavo a fare la spesa e magari avevo bisogno di comprare meno, mi avrebbe potuto salvare. E quindi ho cominciato a pensare, beh, l'essenziale alla fine mi permette di dimezzare la spesa. Sicuramente sono prodotti che hanno un impatto ambientale bassissimo, la metà. Sicuramente è anche la scelta più salutare. Beh, e se fosse la risposta a quello che stavo cercando, alla mia missione, a salvare il pianeta? Allora ho fatto un altro po' di ricerche. E sono andata su vari siti che ti permettono di calcolare il tuo impatto ambientale. Ci sono tantissimi modi in cui uno può calcolare la propria impronta ecologica, quanto suolo consumi, quanta acqua consumi. Ho pensato di usare, ad esempio, il contributo all'effetto serra, i cambiamenti climatici, visto che è un tema così importante di cui comunque sentiamo tanto parlare, ma volevo parlarne in modo molto concreto. Quindi ho calcolato quella che è la mia impronta ecologica, insomma, diciamo, quanta CO2 emetto normalmente nel mio quotidiano. Ed è fondamentalmente, questa è la rappresentazione, questo carrello pieno rappresenta la CO2 di una persona normale che va al lavoro magari in macchina, che va a fare la spesa, compra un po' di tutto, che non fa particolari cose. Insomma, siamo intorno alle 14 tonnellate a testa all'anno di gas serra, di CO2. Poi ho guardato, beh, ma se io domani vendessi la macchina e facessi a meno, di quanto si ridurrebbe il mio contributo all'effetto serra? Beh, 2 tonnellate in meno. Beh, insomma, è già qualcosa. Poi ho guardato, ma se fossi così brava e coibento la casa, metto solo lampadine a basso consumo, magari spengo gli elettrodomestici ogni volta che finisco di usarli. Anche qui si era ridotto, insomma, di altre 3 tonnellate. E poi ho fatto la domanda fatidica al mio calcolatore di CO2. Ma se io invece cambio alimentazione e mi concentro sull'essenziale, quindi baso la mia alimentazione quotidiana su quelle 5 categorie, e il resto lo lascio così, occasioni saltuarie, quando capita, quando veramente ne vale la pena, beh, dovrei svuotare immediatamente questo carrello perché ne rimangono veramente poche. In realtà, questo cosa significa? Significa che tra tutte le cose che possiamo fare, ci sono tantissimi comportamenti virtuosi, ma ce n'è uno che è il più efficace di tutti,
quello che dà i risultati in assoluto più interessanti. Ed è questo. Sono queste 5 tonnellate di CO2 cambiando semplicemente l'alimentazione. Questo per dire cosa? Quindi che il click, la cosa che ci porta a cambiare il nostro stile di vita, magari è lì, ci sta aspettando. Va anche cercato, non è che le cose cascano sempre dal cielo o veniamo folgorati da un fulmine. Ce lo possiamo cercare. Ma la cosa importante è che quando arriverà il vostro click, voi dovete essere preparati. Non dovete dire, ok, ma adesso cosa faccio? Dovete avere le idee chiare, che ci sono tantissime cose che possiamo fare per salvare il pianeta, per essere più sostenibili, ma anche per vivere in salute. E queste cose, tra tutte, la più efficace, non dimentichiamoci mai, che riguarda quello che mangiamo. E non dimenticate che il cibo è forse l'unica cosa in cui abbiamo veramente libertà di scelta. Scegliamo noi, non ci condiziona nessuno. Ricordiamoci che, quindi, la cosa da fare è ricordarsi l'essenziale. L'essenziale di base è tutto quello che il mondo vegetale ci dà. E il resto, sì, ma con moderazione, con sobrietà, come diceva la nonna. Non dimenticate quindi che questo vi semplificherà la vita, vi renderà più ricchi e spero magari anche un po' più felici. Per me è stato così. Continuate a seguirmi perché, tra l'altro, sui social, insomma, comincerò a pubblicare a breve una piccola missione, proprio di come mettere in pratica nel quotidiano questo, l'essenziale, che è la cosa da non dimenticare mai. Non dimenticate infine che mangiare, comprare e cucinare il giusto dipende ogni giorno soltanto da noi ed esclusivamente da noi e che possiamo veramente scegliere. E soprattutto aspettate perché il vostro carciofo sta arrivando.